ancora qualche minuto, poi io me ne vado, eh. Valentina, è tutto a posto? Abbiamo girato tutto quello che serviva? Sì, che succede? Ma che è la sigla? Ma che abbiamo cominciato? È cominciato lo stesso. Ma così! Ma quella sera! Ma così si fa! Scusate! No, io non volevo rubare il posto, eh! No, è che sono qui. Sei stamattina, no, grazie. Buonasera a tutti, eh! No, ero qui per girare un backstage perché lo Zecchino domenica! Domenica in compresa Veronica, ti facciamo fare un bel, lì ci sono le maglie, sì. I minimi oggi faranno cuccarini, cuccarini, pronti, via, funziona. Abbiamo scoperto una cosa che sa fare Pino Insegno, grazie. La mia amica Lorella, prima di andare, perché sono dei tornare di corsa, sì. Però una canzoncina, le tagliatelle di nonna Pina. Sì, potrei cantare le tagliatelle di nonno Pino, così te la dedico, la cantiamo tutti insieme, dai. Che nonno Pino. Sono le tagliatelle di nonno Pino. Salutiamo Lorella Cuccarini. Mi raccomando, buon divertimento in bocca al lupo. Ciao a Lorella. Tutti i cantanti, ci vediamo domenica. Domenica. Domenica in Lorella Cuccarini. Ciao. E allora ancora buon pomeriggio a tutti, grandi e piccini. Eccoci. Eccoci, terza puntata della 53esima e 53esima. Sei scivolato su. È un'Eurovisione, l'ho detto in un'altra lingua, va bene? Ah, ok, grazie. Dello Zecchino d'Oro, ecco. E il piccolo coro dell'Antoniano di Bologna, sì. Diretto da Sabrina Simoni. Sì, però c'è un problema. Veronica. Veronica, purtroppo oggi... Che c'è? Non possiamo avere il piccolo coro dell'Antoniano, ma Maria Leventre. Ma che stai dicendo? Quindi no. Non li vedi che sono lì tutti, sì. Bellini, vestiti, sì, sì, pettinati. Però vedi che manca qualcosa lì? Vedi Sabrina Simoni per caso? No. No, no. Sabrina Simoni, no. Purtroppo è a casa con la febbre, ci colleghiamo, eccola qui, guardala. No, Sabrina, salutate, ma la febbre. Sì, tesoro, però... E purtroppo quindi... lo può venire, per cui signore e signori ci vediamo domani con lo Zecchino d'Oro, adesso non possiamo andare, no. Avanti, mi dispiace. Ma ferma, ti aspetta, no, non vi preoccupate, no. Non c'è assolutamente, ma non c'è problema ragazzi, non c'è problema, ma no, non, c'è... no, scusa, dai, non giochiamo adesso, ti fidi dai. Di me? No. Allora Pino, sono 5 anni che io conduco lo Zecchino d'Oro, vuoi che non sappia dirigere il coro? Condurre una cosa, dirigere un'altra, puoi andare a dirigere il traffico. Bimbi, tu. Ci siamo, fatemi fare bella figura, partiamo con un grande classico, va bene? Al mio 4, 1, 2, 3, 4, musica! Meglio lei con la febbre che te con 36 e 2. Guarda, io non volevo far suonare il tuo coro, scusa, yeah. Sabrina, che c'è? Senti la differenza. Bene, allora levati. Ok, scusa, grazie. Sabrina, per cortesia, puoi far sentire alla nostra amica com'è realmente, vabbè, questa canzone? Sì, cioè, guarda. Sei come, sì. Direzione così. No, invece questo, no. È questo, è diverso. Senti, stai prendendo troppa, no, confidenza, no, no, solo, no. Perché siamo già alla terza, hai puntata. Hai capito come si fa? Sì. E allora, signori e signori, bambini e bambine, sigla! Ma si è capito già che Pino lo Zecchino.
quest'anno da sola non sei più. Con due presentatori, il cuore tutti voi, più 12 canzoni, dai resta qui con noi. Zecchino, perché ti porterà canzoni da bambino da cantare con papà. Se qualche ritornello al cuore arriverà, ancora un nuovo fiore nel mondo sboccerà. Sei con noi, lo Zecchino, è l'occasione che ti manca. Sei con noi, l'Antoniano, sei invitato pure tu. Sei con noi, canteremo prima che non ci si stanca. Vieni a cantare pure tu. E allora? Comincia questa terza giornata. Fiatone! No, piano piano sto prendendo l'allenamento. Alla quinta puntata dopo la sigla sarò perfetta. Va bene? Nel frattempo sei tu che prendi fiato, caro Pino. Allora... Che c'è? La giuria, ti prego. La giuria di oggi, i nonni con i nipotini. E tra i nonni c'è un solo capitano. Signore e signori, bambini e bambine, Adriano Pappalardo! Ricominciamo! Va bene, allora la giuria di oggi è formata da nonni e nipotini e fra loro c'è un nonno capitano. Signori, Adriano Pappalardo! Ricominciamo! 53esima edizione, terza giornata in diretta dall'Antonioano di Bologna. La giuria dei nonni, capitanata da Adriano Pappalardo. Buono, eh? Fermo. Mi fermo. Fermo, possiamo nonno. Cominciare. Nonno, c'ha 21 anni. Nipotini miei, zitto. Vi voglio bene. Allora, caro Pino, io farei entrare a questo punto chi se non loro, i protagonisti? I protagonisti veri dello Zecchino d'Oro, i nostri bambini! I nostri bambini, facciamo un progresso! Le cose in chiaro, sono due puntate di fila che vincono le maglie, quindi ecco. Non c'è proprio storia. Vero? Ma soprattutto vincono le canzoni. Lo Zecchino Rosso è stato vinto dal contadino e Forza Gesù dei Pini, mentre ieri hai vinto lo Zecchino tu. Bianco è stato vinto dalla da piccola, un gatto, un topolino, un grande papà, Irene. Allora, prima di cominciare la terza puntata bisogna fare di nuovo le squadre, quindi sì. Anche oggi ci siamo inventati un giochetto nuovo. Esatto, dopo i palloncini e mosca cieca, ecco, è la volta del tabellone. Eccolo che qui. Entri! Entrano Filippo e Carolina. Guarda Pinuz. Carolina, eccolo qua. Va bene qua. Qui. Allora, cari bambini, dietro questi quadratini... Ma guarda Pinucci, l'hanno vestito da Pino, ancora non è Natale, e niente palline, vabbè. È molto più carina la mia maglia, non trovi? Ma guarda, noi siamo simpatici. Dai. Allora, cari bambini, dietro ogni casella, se la girate, troverete o la faccia di Pino... O il viso di Pino, casomai, o la faccia di Veronica. Di Veronica. Chi vuole cominciare? Irene, vuoi provare tu a girare una casella? Così vediamo da che squadra stai. Vieni, dai, vieni. Vieni, avvicinati. Irene. Scegli una casella e girala. Ci arriva pure. Quale vuoi? Questa? Bella. Chi c'è? E sei un Pino! C'è Pino! Vieni! Nicole, vieni Nicole. Anche tu, Pino! Come i palloncini! Vai Francesco! No, tu, sì, due, sono due loro. Perché sono due. Vuoi andare tu, Gianmarco? Gianmarco! Pino! Signori autori, è incredibile! Andrea, Luca, loro non Fabrizio, sanno niente, davvero. Scusate, ma le maglie le avete messe in questo cartellone? È sempre tutto Pino qua. La maglia di lana che fa freddo, dai! Vai, Susan, vieni.
Vai Giulia. Maya! Margherita, vieni, vieni. Quella più in alto, Pino! Poi chi tocca? Simone, vieni. Simone! Pino! Vieni Alessandro. C'è la sfida nella sfida. Maya! E allora? Aida, Aida vuole giocare. Pino! Pino, lei era non voleva. Mi è piaciuta. Non voleva proprio venire da te, Aida. Non voleva, ma sei rimasta lì. Sei rimasta veramente le tre, i tre visi tuoi. Maya! Vieni Alice. Rioma! Rioma non fa la stupida stasera. Maya, Maya, e vai! E per par condicio anche l'ultima. E allora possiamo salutare i Pinuccio e Veronicuccia, possono portare che sarebbero via. Carolina e Filippo, Carolina ormai e li possiamo Filippo. Anche presentare. Assolutamente sì. Allora abbiamo consegnato lo zecchino rosso il primo giorno. Sì. Lo zecchino bianco ieri, oggi sì. Lo zecchino. Color color. Color color. Color color. Ecco. Color 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 color. Blu. Blu come il mare. Blu come i miei occhi. No, come il cielo. I miei occhi. Senti quanta ragione, cosa canta il piccolo cuore. Coro. Oh, oh, oh. Ah, beh. Nel blu, dipinto di blu. Buonanotte, bambini. Grazie al Grazie. Piccolo coro per questo contributo dipinto di blu. Però allora, adesso facciamo nella gara. Sul serio, perché Serissimo è il televoto, lo sapete, ogni anno anche voi da casa potete partecipare a questa edizione votando le canzoni che preferite e con il vostro voto aiuterete a far sbocciare il nuovo fiore della solidarietà dell'Antoniano. I numeri ve li dà Pino perché è bravissimo. Certo. Ormai. Allora mi raccomando, televotate da rete fissa 894242. Da cellulare, anche se il numero sembra strano, ma è questo, 89 90 30 333. Mi raccomando, seguite le indicazioni della voce guida, è molto importante. Ieri avete votato in tanti, in tutta Italia, è importante, è importante, è importante. A questo punto possiamo cominciare la gara? State per ascoltare la prima canzone di questo zecchino. Se volete cantare con noi e imparare mano a mano i vari testi, perché sono veramente bellissimi anche quest'anno, il repertorio dell'infanzia cresce, numero 777 di Televideo, lì troverete tutti i testi. Allora, con chi cominciamo, Pino? Beh, cominciamo con Gianmarco. In che squadra Gianmarco, sta Gianmarco? Con la mia, la con mia. Gianmarco. Colpini. Allora, Gianmarco, quanti anni hai, Gianmarco? 9 e mezzo. 9 e mezzo. Tu sei nato dove? L'abbiamo detto, ma lo ripetiamo sempre. A Roma. A Roma. E sicuramente ti ferai per la? A S Roma. Benissimo, pure a S ci ha messo. Bene, bene. Però sei originario delle Filippine e la canzone è? Grazie a te. Grazie a te, caro Gianmarco. Grazie a te di regalarci questa bellissima canzone. Per televotarlo, mi raccomando, 09 da aggiungere al numero. Bocca al lupo, vai. Grazie. Per qualcuno non sei altro che una piccola città, senza nulla di così particolare. Io non sono convinta, credo che non sia la verità, perciò dico dal profondo del mio cuore, grazie a te. Grazie a te perché qui vivo con la viale, e la scuola che frequento è soltanto un po' più in là dal parchetto e la piscina comunale. Grazie a te per la tua gente, grazie a te così accogliente.
alla giuria. Eccola. Scusami, qui. Scusami Pino. Dimmi tutto. No, mi chiedevo perché tu fossi qui accanto a me. Perché? E non? E in giuria. Perché? Scusa, non è la giuria dei nonni oggi? Ma è bellissima. Guarda che ci ride, è contenta di questo, hai capito? Per fortuna che i bambini non hanno raccolto, ma a casa sì. Allora, caro Pappalardo, sei capitano di questa splendida giuria di nonni e nipoti. I nonni non devono mai mancare. Mai. Mai. Voi ci pensate a viziare? Da quanto è che sei diventato nonno, Adriano? Io sono diventato nonno da 5 anni e devo dire che se lo sapevo prima che essere nonno è un orgoglio e un amore infinito, avrei voluto essere nonno almeno 10 anni prima, però... però vi devo dire che quando mio nipote sta con me glielo faccio lavorare troppo con i giochi, soltanto giochi. Pensa come addormenta quel povero ragazzino Adriano Pappalardo. Ninna nanna! No, Pino. Ninna, oh! No, io voglio dire un'altra cosa, posso dire una cosa? Sì. Ho sentito sto ragazzo cantare, attenzione, io sono un cantante, poi sono diventato attore. Ha fatto delle ci sono delle sequenze nel finale che sono molto difficili e molti cantautori o cantanti di oggi dovrebbero venire allo Zecchino d'Oro perché ci sono delle canzoni che potrebbero essere tradotte alla grande. Adriano Pappalardo, questo è il mio voto. E allora il voto della parte bassa, ma soltanto per questione geografica, ed eccoli: 10 10 9 10 10 9. E 10. Ah, 10, mi scusi. Ti ho regalato un 10. Un'altra fila, altro voto. 9, 9, 8, 9, 10. Bene. Allora, la giuria ha votato, a te. La prima manche continua con Le Maie, canta Zuzan, che ha 10 anni, viene da Cracovia. Il testo della canzone che Zuzan interpreta, la canzone Un sogno nel cielo, è un testo bellissimo scritto da Mariella Navade, un vero e proprio invito a sognare, soprattutto un invito a coltivare dentro ognuno di noi un sogno, perché i sogni aiutano comunque a raggiungere delle mete, a raggiungere degli obiettivi, e non averli, insomma, sarebbe un gran peccato. Un sogno nel cielo, dalla Polonia, Zuzan, codice di televoto 06. Ci sono tante stelle in cielo ed io le sto guardando. Per ogni stella un desiderio più forte accenderò. Sognerò il sole che sorride, sognerò mentre si può.
Rosa. Che emozione. Pino, che belle canzoni. Erano i tuoi sogni da bambino? I miei sogni da bambino erano esattamente questi. Sognavo di essere vicino a tanta gente, di far sorridere le persone. Non pensavo di dover fare e di poter fare questo mestiere, questo sinceramente. Ma già all'asilo, quando mancavano le altre maestre, mi facevano girare a me a raccontare storie inventate. Così alle elementari, per esempio, ero il buffone de corte, sempre al centro dell'attenzione, per la voglia di far sorridere gli altri. È un modo anche per sentirsi più sicuri, ovviamente. E poi qualcuno ha deciso che facessi questo mestiere. Le stelle, il destino, chissà. Sì. Cari sentiamo nonni. Come votano i nostri nonni questa canzone così poetica. Sulle palette, la prima fila. 9, 10, 7, 9, 8, 10 e 9. La seconda fila, vediamo come vota. 9, 8, 10, 10 e 10. Grazie. E allora abbiamo già il primo parziale dopo le prime due canzoni in gara, che sono veramente belle. Più le ascolto e più mi emozionano, lo dico perché tu hai seguito tutte le selezioni in tutta Italia, per cui le conosci e già le conoscevi molto bene. Devo dire che mi emozionano ogni giorno di più e sono loro le vere protagoniste dello Zecchino d'Oro. Prego! Sono pronti i nostri bimbi. Pino, Maya, vieni! Sta arrivando, perché sta arrivando, stanno facendo il computo. Eccolo qua, Pinuccio. Mancavano degli uno? Mancavano allora, degli uno. No, per chiarezza, non è che stiamo a uno. Siamo a 111, e qui siamo, che non si legge, esatto, bene. Qui siamo come il numero della polizia, 113. Non lo chiamate. Ti concedo un giro di jingle. Un vai. Giro di jingle, vai, capitano Insegno. Grazie. Ma è soltanto grazie, l'inizio. Grazie. Allora vi ricordiamo per il telezecchino che rimarrà aperto fino a sabato, mi raccomando, votate, date fissa 894-242 e il cellulare 89 90 30 333 più il codice. Andiamo a presentare la più te, piccolina, Pino. La più piccolina, Irene, vieni qui, attenzione, oh, bisogna stare attenti perché è veramente minuscola, guardate la bellezza e la dolcezza di questa bambina. Irene, tu sei, ai ai ai, io so coi nonni davvero. Tu sei di Bagheria, in provincia di Palermo. E allora da Palermo dovete votare. Vi faccio questa proposta alla quale non potrete rifiutare. Va bene, non vi dico altro. Questa bambina ha bisogno di voti ed è brava. Cosa ci canti? Un topolino, un gatto, un grande papà. Ma tu sei fidanzata, Irene? Sì, con papà. Per te votarla! 11 è il numero. Ciao principessa.